Oggi, 27 aprile, festeggiamo Santa Zita, Vergine 1218-1278. Tra dantisti è stato discusso se l'allusione che un diavolo nero fa agli anziani di Santa Zita, cioè ai magistrati di Lucca, suoni per caso di poca reverenza per quella santa, la quale non era che una povera serva. Ma Dante, per quanto di natura superba e disdegnosa, non poteva far distinzione tra sante nobili e sante di umile condizione, perché la santità è al di sopra di ogni differenza sociale. Dante, col nome di Santa Zita, volle semplicemente e inequivocabilmente indicare la città di Lucca, che aveva un culto particolare per colei che servì il Signore, servendo prima dei propri padroni i poveri, i quali sono non soltanto gli amici di Gesù, ma Gesù stesso, nascosto sotto la veste dei bisognosi. Zita era infatti nata vicino a Lucca nel 1218, di famiglia contadina. Priva di ogni particolare istruzione, fin da bambina si era fatta una regola di condotta religiosa, chiedendosi semplicemente: questo piace al Signore, questo dispiace a Gesù? Più grandicella, i genitori le affidavano un paniere di verdura o di frutta da vendere per le vie della città. L'aspetto della fanciulla, i suoi modi, il suo comportamento furono notati da uno dei più facoltosi e nobili cittadini di Lucca, che la richiese ai genitori in qualità di servente. Zita aveva 18 anni quando entrò in casa Fatinelli. Abbandonata la campagna per la città, lasciava la paterna casa colonica per trasferirsi in un grande palazzo. La cosa, se poteva avere una certa seduzione, presentava anche non pochi pericoli. Per una inesperta fanciulla di 18 anni c'era il pericolo di cadere nei facili tranelli della vita cittadina. La casa dei Fatinelli, è vero, era governata con principi di severa moralità, ma la servitù, numerosa e variata, avrebbe potuto, se non addirittura corrompere, perlomeno deformare l'anima ingenuamente docile della giovane campagnola. Zita mantenne, anche presso i Fatinelli, la sua linea di condotta, chiedendosi: questo piace al Signore e questo spiace a Gesù? E al Signore piaceva che ogni mattina, col permesso della padrona, ella si recasse alla prima messa nella chiesa vicina, quando le altre serventi ancora dormivano. E di ritorno dalla chiesa, al Signore piaceva che la accudisse puntualmente a tutte le pesanti e assillanti faccende casalinghe, alle quali si dedicavano le donne di quei tempi. Una mattina Zita, nella chiesa, si trattenne in preghiera più del solito. Quando uscì e scorse il sole che già toccava i cornicioni del palazzo, temé di aver trascurato i suoi doveri casalinghi. L'ora del pane era già passata, senza che ella se ne fosse accorta. Ansiosa e confusa, corse in cucina. Il pane che l'avrebbe dovuto preparare splendeva dorato e odoroso sulla tovaglia. Nessun'altra servente si era a lei sostituita e il miracolo era dovuto a colui al quale piaceva che Zita iniziasse la sua giornata in preghiera. Ogni venerdì della settimana i poveri della città facevano ressa alla porta del palazzo. Zita, la più fidata fra tutte le serve, aveva il compito di distribuire le elemosine, ma a quelle del padrone ella desiderava aggiungere sempre qualcosa del suo. Digiunava e si limitava nel mangiare
per mettere da parte più cibo per i poveri di Gesù, ai quali donò anche indumenti personali. Presto, agli orecchi del padrone giunse la voce che Zita dava ai poveri più di quello che egli aveva disposto. Ed era vero, ma quel di più non apparteneva a lui, rappresentava il superfluo della sua serva incredibilmente sobria. Un giorno, incontrando Zita col grembiule gonfio di alimenti, le chiese severamente che cosa portasse. «Fiori e fronde», rispose la ragazza. E fiori e fronde caddero dal suo grembiulo disciolto. Fiori di carità e fronde di generosità. Fu così che in casa Fatinelli Zita divenne la serva santa che i padroni avrebbero voluto trattenere come un membro della famiglia, ma Zita non prese mai né confidenza né padronanza, rimase serva fin verso i 60 anni, sempre sollecita e serena, sempre puntuale e obbediente, sempre paziente e benefica. Non fu mai di peso, neanche nella malattia che le durò, secondo le sue previsioni, soltanto 5 giorni. E quando nel 1278 spirò, nella modesta cameretta di serva, tutta la famiglia Fatinelli era inginocchiata attorno al suo letto. Di lì a poco, tutta Lucca fu in ginocchio attorno alla sua tomba miracolosa e i magistrati della città non si vergognavano, anzi si onoravano, di essere chiamati gli anziani di Santa Zita. Oggi festeggiamo anche San Teodoro di Tabenna, abate del IV secolo, San Liberale, confessore del IV secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.